sono Michele Prezioso, guida pesca sportiva. Oggi saremo qui con l'azienda Tubertini per provare il Tataki Fishing con le nuove totanare della Sega importate da Tubertini. Avremo a disposizione del materiale per testare sia le canne, i mulinelli, il multifibra, le girelline, gli attacchi e i terminali già preparati su questa tecnica. Siamo nel mese di febbraio, siamo nel Golfo di Napoli, in adiacenza del castello del Castel dell'Ovo, uno dei posti più belli di Napoli. Siamo nella marina più famosa di Napoli, Mergellina, una giornata ventilatissima, però chissà che non ci dia la soddisfazione di prendere qualche calamaro. Adesso passeremo ad illustrarvi tutte le totanare che sono fatte in silicone e in plastica doppia e vanno dalle misure da 5 a 7,5. Le 5 monospugna, come queste, e le 7,5 con la doppia spugna, sempre in silicone morbido. Hanno all'interno un liquido secondo il quale, cioè grazie al quale, se vengono illuminate diventano come lo starlight, quindi hanno un potere molto più attirante, sono molto luminose. Abbiamo anche un altro tipo di totanara, sia mono che doppia spugna, e sono questi aguglietti di vario colore, in colorazioni col verde, col blu, col rosa, che vengono sempre molto usate in Giappone per il tataki. Le lenze in bobina, diciamo che per fare questo tipo di pesca c'è bisogno di usare del multifibra, molto, molto sottile, un multifibra che va dallo 0,12 massimo allo 0,16. Useremo dei mulinelli con potenza di 3,500 ai 6,000, come questo in questione. Abbiamo un Kobe 3,500 imbobinato con dello 0,14, abbiamo un Tactica 6,000 imbobinato con uno 0,18 e abbiamo un Amazon 3,000 imbobinato con uno 0,21. Dopo aver imbobinato il multifibre si passa al terminale. Il terminale consiste in uno spezzone di fluorocarbon di 0,33 e 0,37 a seconda della dimensione delle prede, montato con tre microattacchi che sono questi qui che usiamo della Cultiva. Si montano questi microattacchi sul terminale diretto a bandiera e quindi gli artificiali cammineranno a bandiera sul trave. Da 2 a 4 artificiali, a seconda, insomma, come si vuole montare, così si può fare. Insomma, se ne montano a gruppetti di 2 per imitare un branchetto di pesci in fuga. Le colorazioni più usate sono quelle con l'arancio, col giallo, con il rosa, il blu e bianco e con il verde. Allora, la costruzione del terminale per il Tataki Fishing è molto semplice. Abbiamo detto che in bobina abbiamo un multifibre molto leggero, molto sottile, quindi uno 0,14, uno 0,16. Collegheremo uno spezzone di fluorocarbon di circa 2 metri, 2 metri e mezzo, del diametro tra lo 0,30 allo 0,35, tramite un Allbright, un nodo semplicissimo. Alla fine di questo, di questi 2 metri e mezzo di fluorocarbon, applicheremo una girellina con moschettone per l'intercambiabilità dei piombi. Quindi creeremo attraverso il moschettone uno snodo, perché c'è la girellina doppia che riesce a snodare tutti i movimenti che andremo a imprimere all'artificiale ogni volta che saliamo e scendiamo dal fondo. 2, l'intercambiabilità con il moschettone per quanto riguarda il cambio dei piombi a seconda della corrente che incontreremo sul fondo. Adesso costruiamo il terminale di modo che ci sarà più semplice capire. Allora, prenderemo un moschettoncino. Eccolo qui, un quick snap della Owner. Prenderemo il fluorocarbon. Prenderemo uno 0,35, una bracciata 1,60 m, siamo sui 2 metri. Ecco qua, inseriremo il filo nella parte posteriore del moschettoncino. Andremo a fare una cappiola in questo modo, il capo libero passerà all'interno per 3 volte, 1, 2 e 3, dopodiché lo ripasseremo dopo aver messo il dito al centro per lasciare lo spazio libero altre 3 volte, 1, 2 e 3. Nello spazio libero andremo ad inserire il moschettoncino. Questo si chiama dropper loop. Man mano stringeremo per fare sì che si venga a creare una cappiola che fissi il moschettoncino bene. Bagneremo, tireremo il capo
eccolo qua. In modo che il terminale, una volta inserito, si mantiene a bandiera sul terminale e difficilmente, siccome il baffetto è molto corto e doppio, si terrà ben sospeso e non andrà ad ingarbugliarsi con il trave. Come abbiamo detto prima, l'azienda Tubertini ha fatto queste dotanare in silicone in due misure, da 5 e da 7,5. Le vediamo qui, quelle con doppio cestello, ed ha confezionato anche già i terminali già preparati. Quindi avremo un terminale di 0,32 con un artificiale da 7,5 cm con un terminale di 0,28, la lunghezza totale di 2 metri. Quindi sopra c'è una girella col moschettone che viene collegata al multifibre. Sotto ci abbiamo un'altra girella col moschettone per creare l'intercambiabilità del piombo. Allora, con l'occasione per questa pescata abbiamo scelto due canne di due metraggi diversi. Una da 2,40 m che è la Squid Stick, con un'azione fino a 150 grammi, fatta e costruita proprio per questo tipo di pesca, con un mulinello Tactica 6000 con in bobina 1,028. Le abbiamo montato un terminale con due bandierine, creando però, a differenza del nodino di prima, un attacco diverso, cioè quello con le perline incollate e con l'attacco laser, di modo che il terminale abbia uno snodo a 360 gradi intorno al trave e lo stesso anche, voglio dire, in perpendicolare. Quindi non ha nessun problema, questo qui non si potrà mai imbrogliare, in nessun senso. L'altra canna invece che abbiamo portato per l'occasione è una Sotobo da 2 metri con azione 30-100 grammi, innesto NCI, come si può vedere ad unghia, ed abbiamo montato un trave, quello lì proprio già fatto da Tubertini, con tre artificiali a bandiera. In bobina abbiamo un multifibre dello 0,14. Dopo aver spiegato l'attrezzatura e i terminali, volevo spendere una parola, forse la più importante. Siamo a bordo di una barca bellissima del cantiere Esposito, una barca con da un nome particolare, Amo Moc, in compagnia del nostro Fido Giovanni, il piccolo Giovanni, conoscitore in gamba di tutti i fondali di Mergellina, dove ci porterà lui adesso a vedere se i calamari esistono o non esistono a febbraio e se è possibile prendere con le dotanare la Tubertini. Consiste nel calare il terminale a bandiera con i tre pesciolini fino a toccare il fondo. Tramite dei colpetti sali e scendi, veloci, con intervalli regolari, imprimeremo agli artificiali un nuoto sul trave. Recuperando con un tipo jigging molto veloce, un 2-3 metri, si attende. Quando il calamaro si avvicinerà alle nostre esche, aggredirà le esche, la cima avrà dei sussulti e poi si appesantirà. In quel momento si vede il calamaro aggredito alle nostre esche, ha gradito, voglio dire, quello che gli abbiamo presentato. Si recupera ancora una volta, si cerca sempre con questi colpetti, si aspetta, si attende. Quello che vogliamo sull'artificiale, con un piombo da 100 grammi, risponde benissimo. Preso il calamaro, cominciamo a recuperare. L'abbiamo preso quasi sull'acqua. Allora, come dicevamo, l'attacco ha permesso di non... Ecco, ha mangiato sull'arancio e giallo, ci ha mangiato a mezz'acqua. E allora anche di giorno qualche calamaro può capitare di prenderlo con gli oppai. Eccolo qua, ha festeggiato da solo. Pescando con gli aguiotti, quelli trasparenti. Penso proprio che dovremo
cambiarli anche sull'altra canna perché vanno bene. Eccolo, 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 grande, grande. Lo prendi tu? Dai, ecco qua. Sulla Guiotto si è lanciato lo stesso. Questo è molto più grande dell'altro, però. Sì. Mangiato sul verde. Abbiamo visto che anche questi funzionano, quindi adesso caleremo un'altra volta. Facciamo una calata con il terminale con gli aguiotti, dai. Quest'altro. Abbiamo rimesso anche noi il terminale con la Guiotto, la speranza di prendere un calamaro. Ho preso. C'è. Ma questo sembra più grande, sono due. Sono due. Oh porca. Questi aguiotti, a differenza delle totanare, quelle piccoline, aggrediscono molto più, hanno molto più aggressività su questo tipo di artificiale, forse sconfinferà di più perché sono allamati talmente bene che ho l'impressione che non l'averli presi sulle due rampe, quindi significa che l'artificiale funziona molto bene. Beh, che dire, funzionano, l'importante è che funzionano.